Però dico chiaramente, ma è questo il problema degli italiani? Io capisco, guardi, le riforme sono importanti. Però vede, tutto è legato, perché poi il CNEL non riusciamo a Mi scusi, però, abolire, ci sì, ho sono. capito, però guardi, quando vedo che la grande riforma del Jobs Act ha portato 50 posti di lavoro in più, Ma che non cosa 50.000, dice? Ma che 50, cosa dice? tutte le altre sono state conversioni Ma di non si contratti. voleva arrabbiare stamattina la Bonaccorsi, la stai trascinando per i capelli. L'ho capito, la verità fa male, ho capito, però ogni tanto uno La magari vostra fa riflette, magari ogni tanto uno male. riflette e dice forse ho fatto un Le bugie errore, hanno le gambe cambiamo. No, anche concludo, mi faccia tu. Sì. concludere. Quando abbiamo il massimo storico di disoccupazione, il massimo storico di disoccupazione giovanile, interveniamo su quello, noi siamo disponibili a un confronto assolutamente costruttivo. Dico solo, se un Presidente del Consiglio pensa a dare risposte ai cittadini e non andare in televisione a fare qualche show, si renda conto che non può adesso dirci va tutto bene perché siamo cresciuti un pochino, perché tutta Europa è cresciuta, non è dovuta alle riforme di Renzi e noi siamo quelli che sono cresciuti di meno. Allora uno si rende conto che ci sono i drammi che vivono le nostre famiglie, lavoriamo su quello, mettiamoci insieme, via le polemiche, ma sul lavoro, sulle famiglie che non arrivano a fine mese. Ieri ho incontrato una famiglia con 6 figli che prendono 280 euro al mese di assegno sociale perché il papà è disabile. Ci mettiamo d'accordo su questo, invece di andare in TV a dire faccio le grandi riforme e cambio il paese.